Ciao a tutti ragazzi, eccoci qui con la video recensione del decimo episodio della quarta stagione di How to Get Away with Murder, andata in onda giovedì sera negli Stati Uniti. Allora, come prevedibile, si è trattato di un episodio abbastanza di transizione, nel senso che non è stato aggiunto molto a quello che già sapevamo. Ma del resto, nel corso degli anni, ci siamo abituati a questo più o meno canonico tipo di struttura narrativa. E comunque non sono mancati momenti interessanti, perché è sempre bello vedere i confronti tra questi personaggi che hanno tra loro dei rapporti indubbiamente molto contorti. E soprattutto abbiamo ancora davanti altri 5 episodi che sicuramente saranno in grado di riportare in scena l'adrenalina che tanto amiamo. Fondamentalmente va bene così. Detto ciò, andiamo ad analizzare un po' meglio questo episodio. Innanzitutto parto col dire che ormai sia più che evidente il fatto che Bonnie non si pettini più in maniera adeguata, nemmeno per andare al lavoro. Cara Bonbon, lo sappiamo che in quanto a disagio umano sei una di noi, ma almeno mettiti un cappello in testa perché in questo modo faresti una figura un pochino migliore. Scherzi a parte, comprendo assolutamente il suo rancore nei confronti di Frank, dal quale sicuramente si è sentita usata e assolutamente non considerata. Ma del resto sta donna è seconda sfiga soltanto a Wes, e non è a pari merito con lui per il semplice fatto che è ancora viva, quindi non può assolutamente aspettarsi che la gente vada a scusarsi con lei perché lo sente e non solo ed esclusivamente perché ne ha bisogno. Più seriamente, io l'ho detestata in molti momenti, però il vederla aggrapparsi ogni volta alla seppur minima parola buona di Annalise mi ha sempre fatto una grandissima tenerezza, perché chiunque merita di essere inondato di sentimenti che siano più autentici e più puri di questi. Ad ogni modo, in questo frangente, sentirla dire in maniera definitiva che non è innamorata di Annalise e ribadire allo stesso tempo l'esistenza di un rapporto complicato, per non dire morboso, tra le due, è stato sicuramente consolatorio e in realtà ho apprezzato l'intero confronto tra le due donne, che è partito sicuramente non con le intenzioni più lodevoli, ma alla fine della fiera è sfociato in un momento di autentica sincerità di cui c'era bisogno per guardare finalmente avanti. Al contrario, l'atteggiamento di Annalise nei riguardi di Isaac, per quanto sia a tratti comprensibile e soprattutto coerente col suo personaggio, continua a farmi spesso molta rabbia. Prima va a dire in giro che il poveraccio non è un amico soltanto perché non si è fatto schiavizzare seduta stante, rischiando di perdere la testa e la carriera come se fosse l'ultimo dei Nate. Poi cerca di nuovo il suo appoggio e lo fa facendo leva sul suo punto più debole, ossia la figlia, e andando a chiedere aiuto dicendo che non lo fa per Laurel ma per la salvezza di se stessa. Sia chiaro, è normale non poter risolvere tutti i propri problemi da soli e chiedere un sostegno, però la cosa fondamentale è che tutti hanno i propri casini e per quanto Isaac sia un terapeuta e ci tenga ad Annalise, non è giusto dare per scontato che lui debba salvarla da se stessa e salvare chiunque la circondi, sempre comunque per partito preso, per quanto siamo abituati al fatto che nessuno riesca a dirle di no per più di 5 minuti d'orologio. Mentre per quanto riguarda Nate, sono morta da ridere nel momento in cui ha ribadito a Bonnie il fatto che lei sia ossessionata da Annalise, come se lui non lo fosse, e soprattutto quando ha aggiunto che nessuno capisce che lui abbia un vero lavoro. Non so voi, ma io l'ho vista come una vera e propria strizzatina d'occhio allo spettatore. Che ormai ha capito benissimo quali siano le principali mansioni di Nathaniel, oltre a far sentire protetto Asher grazie ai suoi muscoli poderosi. No, a parte gli scherzi, non nego che il suo dire a Bonnie di essere dalla parte dei buoni mi ha fatto scattare un minimo sospetto, così come mi ha lasciata perplessa la storia del suo omonimo carcerato da un sacco di tempo. Non vorrei che alla fine dei conti quest'uomo cominciasse ad avere una reale utilità solo perché è passato dall'altra parte della barricata, quindi attenzione. Invece logicamente ho provato una tristezza infinita nel momento in cui Annalise è tornata a casa di Wes e abbiamo assistito a tutti quei flashback fino ad arrivare al culmine massimo della tutina del bambino. Questi attacchi pesanti al nostro cuore già afflitto dall'eterno ma in gioia non dovrebbero essere fatti. Mentre continuo ad amare la follia Michela che come al solito nonostante qualche cavolata tipo l'imboscata fatta a Tegan continua a dimostrare di essere l'unica in grado di tenere completamente testa ad Annalise e anche di saper prendere delle decisioni difficili che però dimostrano come lei non si faccia manovrare da nessuno e soprattutto sia capace di smuovere le situazioni di stallo. In tutto ciò dal mio punto di vista il personaggio che più di tutti deve essere tenuto sotto controllo è Oliver, perché per quanto si sia fatto coinvolgere dai casini del gruppo ha sempre dimostrato di avere una sensibilità diversa e di essere meno freddo, e in questo momento sta dimostrando di essere una mina vagante che potrebbe commettere degli errori se non addirittura tradire tutto.
diritti. Fossi in lui starei molto attento, perché se non darà rete ai consigli di Asher, sarà la volta buona che Annalise compie il suo primo omicidio. E che la vittima sia lui e non Frank, benché il furbone non solo non abbia fatto sparire il telefono, ma sia tanto bravo ad uccidere gente quanto inabile nel mettere il silenzioso su un cellulare affinché il mondo non scopra che sta ricevendo delle telefonate. Mentre indubbiamente ormai possiamo dire che Laurel sia onnisciente, perché dopo aver scoperto prima di tutti che dietro alla morte del fidanzato c'era il padre, adesso si è anche resa conto del coinvolgimento di Frank nel suo travaglio prematuro. E sicuramente il fatto che non volesse farlo soffrire, quindi volesse tenergli nascosta questa cosa, è molto significativo. Per quanto io francamente non veda ancora, anzi non voglia vedere un futuro tra i due. Ma per questo c'è tempo, quindi vedremo che cosa si inventerà il buon Pete. Nel frattempo sono contenta che se non altro Laurel abbia mostrato un po' più di umanità e soprattutto si sia scusata coi ragazzi per aver scombinato ancora la vita di tutti e l'abbia fatto in maniera sentita. A questo punto non vedo l'ora che entri in scena la madre, perché se ne parla da una vita e sono proprio curiosa di capire dove si andrà a parare. Così come sono curiosa di scoprire che cosa combineranno Denver, il padre di Laurel, nei riguardi di Bonnie e soprattutto come e perché Denver abbia scoperto che Bonnie sta facendo il doppio gioco. Non è che c'è di mezzo Nate, visto quello che ho detto prima, ma mistero della fede. Per tirare le fila, l'episodio di per sé non è stato male, anche se questo show ci ha abituati a dei livelli top e quindi le aspettative sono sempre molto alte. L'attesa delle rivelazioni che attendiamo da tempo è sempre più forte, quindi io non vedo l'ora che arrivi la prossima settimana finché le tessere del mosaico comincino ad essere sistemate in maniera più concreta. E voi invece che cosa ne pensate? Vi è piaciuto questo episodio o l'avete trovato un po' sottotono? Secondo voi quale sarà il ruolo della madre di Laurel e che cosa vedremo nelle prossime settimane? Ditemi tutto con un commento. Io per adesso mi fermo qui, vi do appuntamento alla prossima settimana con una nuova video recensione. Vi lascio nell'info box oltre ai link ai miei social anche i link delle pagine How to get away with murder Italia e Traduttori Anonimi. Se questo video vi è piaciuto spolliciate verso l'alto e se non l'avete ancora fatto vi invito a iscrivervi al canale e a cliccare sulla campanella per non perdervi nessuno dei miei contenuti. Vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!